Siete interessati ad allestire un vero e proprio un cinema, anche in maniera abbastanza economica, lì a casa vostra e godere appieno di film, serie TV, cartoni animati, comodamente seduti sul divano di casa, sfruttando anche servizi come Netflix, Prime Video, Disney Plus, ma anche dispositivi per lo streaming come la Fire TV Stick, Now TV, eccetera? Ebbene ragazzi, siete proprio nel posto giusto, perché oggi vi parlo di lui, un videoproiettore Full HD che ha delle caratteristiche interessanti, un prezzo interessantissimo, ma anche dei piccoli difetti di cui vi parlerò subito dopo la sigla. We've said our goodbyes, but we won't go home just yet. You've got your head down, just like when we first met. I can't believe it's ending. Why did we fuck it up? So stupid and upsetting. How can I give you up? We've said our goodbyes, but we won't go home just yet. Let's stay here in this moment, pretend. E allora ragazzi, eccoci qui, ben ritrovati sul mio canale in questo nuovo video. Come vi ho detto, vi parlerò di lui, un proiettore Full HD marchiato Wise Laser, che ringrazio proprio per avermelo inviato. Wise Laser che del resto è già stata qui sul canale, sempre con un altro videoproiettore. Magari vi lascio qui in alto nelle schede il link per poter raggiungere la recensione. Appunto Wise Laser che ringrazio, un videoproiettore Full HD, videoproiettore che come vi accennavo mi è piaciuto per tantissime cose, ma che ha anche dei piccoli difetti che vi illustrerò a breve. E a proposito di questo, ecco, vi dirò prima alcune sue caratteristiche tecniche, poi effettueremo un unboxing dove vi farò vedere cosa c'è all'interno della confezione, la sua fattura vera e propria, lo metteremo alla prova, qualità delle immagini, illuminazione, eccetera, per poi trarne le conclusioni. Ragazzi, qualora voleste approfondire oppure pensare di acquistare questo prodotto, trovate il link in descrizione al video, ma lo trovate anche sul mio canale Telegram delle offerte. E proprio nella settimana del Black Friday, sapete bene, ci sono state davvero tantissime offerte che comunque continuano, troverete codici sconto, errori di prezzo, pertanto ecco, vagliate di iscrivervi proprio per non perdere tutto quanto questo. Il Wise Laser innanzitutto è un proiettore in Full HD, dunque ha una buona resa delle immagini, lui è capace di proiettare su pareti fino a 300 pollici. È chiaro ragazzi, torno a dirvi quello che vi ho detto nel video precedente, allontanando il proiettore, ecco i 300 pollici possono anche salire, ma perderemo la qualità dell'immagine, dunque vi consiglio sempre di tenere una distanza giusta per godere appieno della fluidità e nitidezza del proiettore. Immagini comunque sempre molto molto buone, buone anche perché lui è dotato di un contrasto di 12.000:1, che torno a dirvi, su proiettori di questa fascia di prezzo insomma è difficile trovare, perché ci aggiriamo sempre tra i 9.000 e i 10.000, dunque qualcosa di ottimo per questo proiettore. Per ciò che concerne la luminosità vera e propria, la ditta dichiara che il proiettore è capace di offrire ben 9.500 lumen. A mio avviso è un po' un'esagerazione, perché sono davvero troppi, nonostante lui, come vedremo, in ambienti sia ben illuminati ma anche scuri si comporta molto bene, proprio perché comunque è dotato di un'ottima illuminazione. Proseguendo invece sul lato della connettività, e in particolare quella esterna, lui ha due porte USB e due porte HDMI. Porte USB che possono essere sfruttate per collegarci pendrive, hard disk, no? Per prendere i nostri file multimediali e proiettarli, così come porte HDMI ben separate tra di loro per collegarci qualsiasi tipo di dispositivo come PC o altro, ma soprattutto ben distanziate, come vi dicevo, perché ecco, è possibile collegarci anche Fire TV Stick, Now TV, che sappiamo benissimo essere abbastanza doppie, e quindi una finezza che ci permetterà di tenerle collegate senza doverle incastrare in qualche modo. Per ciò che concerne invece la connettività interna, ecco che lui è dotato di Bluetooth e di Wi-Fi. Il Bluetooth ecco che ci servirà per collegare speaker, dunque per amplificare l'audio, audio che comunque è anche di per sé molto buono, ma è chiaro che con gli speaker funziona tutto quanto meglio, così come delle cuffie.
Allora ragazzi, caratteristiche che ci permetteranno di godere appieno di uno spettacolo non solo in nitidezza ma anche in acustica, in audio vero e proprio. Per ciò che concerne invece il lato del wifi, non soltanto permetterà al dispositivo di collegarsi ad internet e dunque aggiornarsi anche tramite internet, ma di sfruttare questa connettività per poter proiettare a parete, per intenderci, lo schermo del nostro smartphone, tablet, computer che sia. E lui è capace di sfruttare due tipi di tecnologie: da un lato quella AirPlay propria ai dispositivi Apple e dall'altro quella Miracast che è propria ai dispositivi Android e anche a Windows. Dunque un sistema ben congegnato che ci permetterà di avere ottima qualità di proiezione da tutti i punti di vista. E allora ragazzi, non ci resta che andare a vedere sul banco questo proiettore, effettuarne l'unboxing, ma anche mostrarvi poi tutte quante le sue caratteristiche software, le personalizzazioni e la capacità di riprodurre filmati. Eccola qui, questa è la confezione del nostro proiettore, già si intravede il design nativo 1080p, molto importante perché trattasi dunque di una versione dell'immagine che non è croppata, non è stato fatto nessun tipo di upscaling. Porte USB, mobile mirror, vedremo, supporta sia Miracast sia il protocollo AirPlay. Andiamolo subito ad aprire, non perdiamo ulteriore tempo. Ed ecco qui l'ulteriore protezione in simil polistirolo, ben protetto il proiettore da tutti quanti i lati con questa che si estrae e guardate, al suo interno troviamo due scompartimenti, uno piccolino dove ci sono i cavi, il filtro per poter andare a proteggere il proiettore, sostituire quello che già c'è, il filtro antipolvere che chiaramente ci aiuterà a proteggere la lente. Qui abbiamo il suo telecomando che già vi dico ragazzi essere molto molto bello, vi ho detto che la ditta è la stessa del proiettore che ho provato un po' di tempo fa e la qualità è ottima, sto utilizzando anche l'altro proiettore, davvero ben fatto. Vedete, telecomando in plastica nera, opaca, molto molto resistente e torno a dire mi piace molto perché non è quella plastica che con il tempo si rovina, diventa gommosa in un certo senso, quindi diciamo molto molto bene da questo punto di vista. Tutti quanti i tasti per poterlo andare a controllare, lo vedremo dopo, e vi faccio notare anche che c'è il forellino per il microfono, quindi dovrebbe avere dei comandi vocali. Porta a infrarossi qui sopra, protetta da pellicola che ora non tolgo, scomparto per le batterie che sono delle comunissime AAA. Ok, mettiamo un attimo da parte il telecomando, vediamo ulteriormente, in confezione anche cavo HDMI, cavo HDMI con connettori protetti in plastica, segno davvero di attenzione al prodotto, e vado a prendere finalmente il proiettore. E allora ragazzi, eccolo qui, davvero molto molto bello, mi piace davvero questa colorazione in nero opaco, anche se trattiene un po' le impronte nonostante non si vedano bene dalle inquadrature. Design molto semplice, non tanto ecco mi convincono queste scritte, projector TV, focus, native 1080p, ma potevamo risparmiarcele diciamo così, anche perché non vediamo neanche il marchio dell'azienda, ma solo scritto projector TV. Tasto per l'accensione e spegnimento, vi faccio subito notare che a differenza del precedente, che aveva un bellissimo design telato sopra, davvero molto bello, con dei tasti, questo non ha tasti per il funzionamento, e allora significa che per muoverci nei menu eccetera dovremo utilizzare il suo telecomando. Telecomando ragazzi del quale però non dovete preoccuparvi, perché qualora si rompesse, vi cadesse eccetera, è facilmente reperibile sul sito del produttore contattandolo magari, ma si trovano anche telecomandi universali che permettono il funzionamento proprio di questo dispositivo. Pertanto potrete stare tranquilli da questo punto di vista. Ovviamente non avere i tasti per il controllo comunque è molto molto scomodo. Andiamolo a sollevare un attimo, questa è la parte anteriore con il suo copri lampada che, stando alla descrizione così come vi ho anticipato all'inizio, è da 9500 lumen. Vi dico già ragazzi che non ci credo, perché per quanto funzionino bene, per quanto siano molto molto luminosi anche in ambienti di per sé già luminosi, insomma 9500 lumen mi sembra davvero una cosa esagerata, ma comunque la metteremo alla prova. Qui vedete abbiamo il sensore ad infrarossi, porta infrarossi anche nella parte posteriore del proiettore che permettono appunto di poter comandare il dispositivo da qualsiasi posizione e in maniera agevole. Lateralmente allora abbiamo la griglia per la reazione, per l'uscita appunto dell'aria, e dall'altro lato la stessa cosa, però ragazzi abbiamo anche uno sportellino.
sportellino che questa volta andrà a contenere il suo filtro, per intenderci quello che vi ho fatto vedere all'inizio. Ovviamente è doppio, questo già lo trovate al suo interno. Quando il filtro si andrà a rovinare, potrete sostituirlo facilmente proprio con quello in dotazione, filtro che ci serve per andare a proteggere appunto l'ingresso di polvere o altro che possono andare a rovinare la lampada. Manopolina che si va a girare chiaramente per poter andare a impostare l'inclinazione del nostro proiettore, quindi in base alla posizione dove lo abbiamo e quindi anche dov'è il muro, possiamo facilmente andarlo a posizionare. Vi ricordo anche che ci sono i comandi per il keystone, eccetera. Allora ci troviamo in questa posizione, andiamo a guardare il retro, presa bipolare per alimentazione. Dall'altro lato invece abbiamo un foro di uscita, chiamiamolo in questa maniera, dove al suo interno è posizionato lo speaker. Abbiamo due porte USB a fianco il LED di funzionamento, così come due porte HDMI e l'uscita jack da 3,5 mm, qui appunto come vi ho mostrato prima la porta di infrarossi. Due porte USB che chiaramente ragazzi servono per poter andare a collegare dispositivi esterni come pendrive, hard disk, no? Sui quali potremo metterci i nostri file multimediali da riprodurre, anche documenti, perché lui li legge. Qui invece le due porte HDMI sulle quali voglio soffermarmi, vedete, sono ben separate tra di loro, non sono vicine come le porte USB. Questo perché? Perché sono pensate non solo per cavi che magari hanno un'impugnatura gommata molto molto pronunciata, ma anche perché possiamo collegarci proprio delle penne, chiamiamole così, come la Fire TV Stick, la penna di Xiaomi, Now TV, eccetera. Dunque potremo davvero sfruttarle nel migliore dei modi. E tra l'altro, ecco, ne sono anche due di porte USB, perché una, anche se tutte e due sono per dati ed alimentazione, una potremo anche sfruttarla per alimentare la Fire TV Stick o altro, così da non avere cavi sparsi, ulteriori alimentatori e così via. E allora ragazzi, per l'unboxing è tutto, vi ho fatto vedere un po' le sue fattezze, le sue caratteristiche. Qui abbiamo la rotella per il focus, non ci resta adesso che passare alla prova. Quindi andremo a metterlo proprio alla prova in una stanza dove andremo a vedere le sue caratteristiche, i suoi menu interni e soprattutto poi come è capace di funzionare, di riprodurre le immagini. Allora ragazzi, eccoci qui, come vedete siamo al buio perché vi voglio come prima cosa far vedere l'accensione del proiettore. E dunque vado a premere il tasto di accensione proprio sul telecomando, cosa che vi ricordo posso fare anche sul proiettore. Guardate, questa è la schermata iniziale dove troviamo anche la distorsione ai lati, ma vedete lui si è andato a regolare in base alle opzioni di keystone che avevo in precedenza impostato proprio per far risultare l'immagine dritta. In questo momento la state proprio vedendo. E allora, schermata principale caricata, la vedete, è molto luminosa e adesso vi faccio vedere subito proprio l'effetto che fa con la luce accesa, qual è la differenza. Ovviamente ragazzi, adesso ho acceso la luce nella stanza che è molto molto forte, è chiaro che diminuisce, no, la visibilità dell'immagine, però vi garantisco che su altri proiettori, ragazzi, con una luce così forte nella stanza che è 100 watt, ragazzi, le immagini non si vedono proprio, mentre qui, come potete notare, l'immagine rimane ancora nitida. Questo non soltanto per la sua forte luminosità, che vi ho detto secondo me non raggiunge i 9500 lumen, però è molto elevata, ma anche grazie a quella calibrazione che lui fa inizialmente, riesce in un certo senso a regolare appunto l'immagine. Torno a spegnere la luce. Ed eccoci, vi voglio mostrare cosa c'è qui proprio nei menu. Partiamo con Colibri Cast, che non è nient'altro che la funzionalità per poter replicare lo schermo di iOS, attenzione, dunque AirPlay, proprio sul nostro proiettore, ci dice come fare. Ora ragazzi non lo faccio perché sto utilizzando lo smartphone proprio per registrare. Torniamo un attimo indietro, funzionalità parallela per Android, che è questa Miracast, vedete ci basta entrare in questa modalità, anche qui ci sono le istruzioni per poterlo fare e voi dovrete semplicemente sul vostro smartphone Android collegarvi alla rete Wi-Fi creata proprio dal proiettore
e poi avviare lo screen share. Torniamo ancora indietro, file manager, qui è possibile gestire tutti quanti i file presenti sulle pendrive, sugli hard disk che andrete a collegare, e sono file video, immagini, audio e documenti, pertanto potrete anche proiettare direttamente dei documenti tramite il proiettore appunto. HDMI ci permette di andare a scegliere quale sorgente di input, HDMI 1 o HDMI 2, e poi potremo andare qui nel menu ambientazione, nonostante la traduzione sia approssimativa, non sono nient'altro che le altre impostazioni. Potremo allora collegare una rete Wi-Fi, io l'ho già fatto, vedete molto semplice, a breve ci sarà proprio l'elenco delle reti disponibili, io mi sono già collegato a questa, basterà semplicemente andare a inserire la password, per esempio cliccando su questa, vi faccio vedere come esce parola d'ordine, che è la password, e voi poi sotto potrete andare con il telecomando ad inserire praticamente la vostra password di rete. Molto semplice. Torniamo indietro. Impostazioni Bluetooth. Anche qui la stessa cosa. Cercherà i dispositivi disponibili qualora attivassimo il Bluetooth e chiaramente potremo andare a collegare speaker, casse Bluetooth, eccetera, così da avere un audio ancora più performante. Ma ora non ci interessa, vado a disattivare il Bluetooth e torno indietro. Impostazioni dell'immagine. Qui potremo effettuare tutte quante le regolazioni. Innanzitutto, modalità di proiezione. Vedete, front desktop, vuol dire con l'immagine così messa dritta rispetto al proiettore, ma potremo anche andare a capovolgerla. Questo, ragazzi, in base a dove andremo a posizionare il nostro proiettore. Keystone Advanced, vedete davanti, chiaramente con questa impostazione possiamo andare a regolare il keystone verticale, il keystone orizzontale e lo zoom digitale, in questo caso potremo anche andarlo a regolare, ci basterà semplicemente entrare nel menu e vedete potremo scegliere praticamente le varie regolazioni del nostro monitor. Possiamo anche fare Keystone Advanced in base chiaramente a dove si trova il proiettore, dunque utilizzare 4 punti. Entrando qui nel menu, i 4 punti che possiamo sempre andare a regolare con il nostro telecomando, vedete? Quindi è una sorta di distorsione che parte dagli angoli del nostro proiettore. Torniamo un attimo alla versione precedente. Ok, torno indietro, vi faccio vedere l'aggiornamento del sistema, perché potremo effettuare l'aggiornamento del firmware partendo da internet, qualora fossimo collegati, quindi ci basterà semplicemente cliccare e attendere, ma vedete ci dice che il sistema è praticamente all'ultima versione. Abbiamo l'aggiornamento locale, chiaramente dovremo scaricare dal sito del produttore un file, è mostrato anche lì in alto, e semplicemente andare a cliccarlo, oppure potremo ripristinare ai dati di fabbrica. Torniamo un attimo indietro, abbiamo altre impostazioni, come per esempio la sorgente di avvio, c'è via HDMI 1, HDMI 2, via chiaramente si avvierà il proiettore nella schermata principale che avete visto prima, HDMI 1 o 2, se avete altre sorgenti. Opzione di accensione, pausa, diretto, vedete, significa che quando vado ad accendere il dispositivo, premendo subito si va ad accendere, in modalità pausa, diciamo che lui si accenderà ma entrerà nello standby. Impostazione della lingua, chiaramente possiamo andare a scegliere parecchie lingue, tra cui anche l'italiano, vi do una vasta carrellata, quindi non ci saranno problemi di sorta, così come potremo stabilire un arresto programmato. Nel momento in cui non andiamo a toccare il telecomando o altro, ecco, possiamo spegnere automaticamente il proiettore dopo 10, 20, 30, 60, 120 minuti. Torniamo un attimo indietro e vediamo l'ultimo menu, servizio. Sostanzialmente, ecco, possiamo accedere direttamente da qui alla garanzia e vedere anche le informazioni del sistema. Prima di concludere, ragazzi, passiamo un attimo alla mia fedele Fire TV Stick, così da farvi vedere alcune immagini, farvi vedere come le immagini vengono rappresentate. Questa, ragazzi, è una Fire TV Stick base, dunque, nonostante questo, direi che si vede davvero bene. Proviamo un attimo a sfogliare il menu della Fire TV Stick, vado in YouTube, non apro Prime, altrimenti potrò incorrere in problemi di copyright. E allora, ragazzi, sono praticamente sul mio canale, vado ad aprire l'ultimo file caricato, così vi farò ascoltare anche l'audio, il telefono è relativamente vicino proprio al dispositivo. Oggi torniamo a parlare di vaccini. Se ricordate qualche giorno di tempo fa, vi avevo portato una proprio qui sul canale. Faccio un cambio che devo dire che mi ha anche molto piaciuto, ho ricevuto davvero tanti feedback positivi. Ok,
ragazzi, direi che il volume non è proprio elevatissimo, anche se dipende dall'audio precaricato nel video. In ogni modo può essere anche godibile quando abbiamo il proiettore vicino a noi o comunque in quelle situazioni tra virgolette di emergenza, nel senso quando siamo fuori casa e ci siamo portati il proiettore con noi. Bene ragazzi, eccoci qui a trarre le nostre conclusioni. Partiamo proprio da quelli che sono stati gli aspetti positivi del proiettore. Come avete potuto vedere, la qualità delle immagini è davvero ottima in un certo senso. Questo mi lascia presumere con certezza che sia un 1080p effettivamente nativo e non un upscaling. Si è comportato bene infatti sia in ambienti completamente scuri, sia anche in ambienti illuminati o da luce artificiale oppure da luce naturale. Ma è chiaro ragazzi che la preferenza deve essere sempre quella di un ambiente scuro per godere al meglio delle immagini. Mi è piaciuta molto anche la sua capacità di connettività sia esterna, porte USB, HDMI, avete visto sono poliedriche, ci permettono di fare tutto, ma anche la sua caratteristica che per me è più importante, cioè la connettività interna con Bluetooth per speaker, cuffie eccetera, e dall'altro lato Wi-Fi per poter permettere non solo gli aggiornamenti ma anche la proiezione del display del nostro tablet, smartphone oppure computer Windows proprio sul muro e godere appieno quindi di un'immagine davvero molto molto grande. Ecco, quando si raggiungono davvero i 300 pollici l'immagine non distorce, però nel momento in cui ci spostiamo un po' indietro ecco che piano piano inizia a perdersi un po' in qualità. E partendo proprio da questo ecco arriviamo un po' a quelli che sono dei difetti che mi hanno fatto storcere il naso. Partiamo proprio dalla confezione. Ecco, mi sarei aspettato di trovare, soprattutto perché il prezzo è molto simile al proiettore che già vi avevo presentato, ecco, di trovare al suo interno una custodia protettiva, cosa che non c'è. Ma la mancanza più grave, ragazzi, quella sulla quale insomma non mi sento di transigere, è il fatto che sulla dorsale del proiettore non vi siano i tasti per poterlo controllare. E allora che cosa può succedere? Che qualora malauguratamente si rompesse il telecomando, ecco che non possiamo utilizzare il nostro videoproiettore. È vero anche che può essere sostituito, il produttore ce lo metterà di nuovo a disposizione, possiamo sostituirlo anche con dei telecomandi universali, ma in quel momento ecco ci creerà sicuramente un danno. Comunque ragazzi, al di là di queste piccole cose, traendo un po' le conclusioni definitive, certo mi sento di consigliarvelo qualora voleste un sistema economico, un cinema a casa vostra, no? Spendendo davvero poco e potendo sfruttare tutti quanti i servizi di cui vi ho parlato in precedenza. Ma se dovessi consigliarvelo per un utilizzo in esterna, come diapositive, presentazioni PowerPoint, immagini, conferenze per intenderci, beh, ci penserei due volte. Non solo perché non è dotato di custodia, vabbè, si può trovare chiaramente su Amazon anche a pochi euro, ma per il fatto che non vi sono i tasti sulla sua dorsale, dunque dovremmo sfruttare il telecomando e non vorrei trovarmi mai nella situazione in cui si possa rompere il telecomando, scaricare le batterie e dunque non poter comandare il proiettore, soltanto accenderlo, non poter regolare la luminosità e tante altre cose. Ecco, su questa cosa ci rifletterei davvero tanto ragazzi, quindi pensate all'utilizzo che ne volete fare. Va bene, allora per questo video è tutto, vi ricordo che trovate il link qui sotto in descrizione, lo trovate sul mio canale Telegram delle offerte. Se vi è piaciuto, ecco, sostenetemi con un like, iscrivetevi al canale, mi raccomando attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati, noi ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube. Ciao!